È stata la sala mostre ex stack di Piazza Matteo del Catanzaro la location ufficiale dell'inaugurazione della personale del pittore Giovanni Chiarella, che è stata inaugurata sabato 2 febbraio e rimarrà aperta al pubblico fino al 15 febbraio. La mostra ha il patrocinio dell'assessorato alla cultura del comune di Catanzaro e vanta una collaborazione esterna con l'Accademia dei Bronzi di Catanzaro. Giovanni Chiarella, che ha alle spalle oltre un quarantennio di esperienza e di produzione artistica nell'ambito specifico della pittura, ha esposto in numerose città con personali e collettive, ricevendo premi e riscontri positivi da critiche ed estimatori. Ho iniziato così, per una scommessa con me stesso, poi non voglio specificare qual è stata, però nella mia monografia qualcuno potrà andare a vederla. Fin da adolescente appassionato e conoscitore dell'arte degli impressionisti ed in particolar modo dei post-impressionisti, matura ed incrementa l'interesse per l'arte del disegno e della pittura in maniera più meticolosa e approfondita grazie alla conoscenza e all'amicizia con i maestri calabresi Andrea Cefalì ed Eugenio Galiano. E da allora praticamente mi sono appassionato, poi ho avuto la fortuna di conoscere Don Andrea Cefalì e Eugenio Galiano, con i quali e dai quali spesso andavo a imparare, perché veramente per me sono stati dei maestri, quindi non ho, e da allora ho continuato naturalmente. In questa sua personale si potranno ammirare sia quei temi e quei soggetti da sempre ricorrenti nei suoi quadri, che hanno la natura, il paesaggio ed il territorio come punti di riferimento, sia le opere di recente creazione con nuovi soggetti. Ma no, la mia creatività è quella che si può vedere, è la natura, il bello della natura, ciò che circonda tutta la natura. Io mi sono sempre appassionato, infatti è da poco che, se voi vedete, ci sono pochi quadri, diciamo così, che non rappresentano la natura in se stessa, specialmente la Sila, che è terra dove io fin da giovane, diciamo, artisticamente parlando, andavo con Eugenio Galiano, col professore Basso, come precedentemente ha detto Ursini, andavo a dipingere, quindi mi sono appassionato talmente tanto che poi la natura è tutto. Dipinge ciò che è il vero ed il bello, scriveva di lui negli anni Ottanta il noto chirurgo catanzarese, nonché pittore, Raffaele Basso. Chiarella riporta sulla terra non solo i paesaggi, ma anche vecchi casolari e nature morte, dando sempre il meglio di sé. Osservando le sue opere si prova una piacevole ed immediata sensazione visiva e la loro chiarezza sul piano figurativo consente facilmente di intuire ciò che si cela in ogni sua opera. Giovanni Chiarella si sofferma soprattutto sui particolari e ogni panorama viene riprodotto nel particolare. Si ispira soprattutto ai panorami locali ed evidenzia quelle parti migliori del nostro paesaggio, cioè le bellezze del nostro territorio, le bellezze delle nostre montagne. Poi c'è un aspetto di studio che è quello riferito alle nature morte, che realizza in studio con gli oggetti che ha a disposizione. Possono essere delle cassette di frutta secca, possono essere dei violini rotti o un pezzo di mattone. Per lui ogni oggetto diventa esperienza e motivo di rappresentazione. Le oltre 70 opere presenti in mostra riassumono il suo percorso artistico degli ultimi anni. È un itinerario pittorico completo e variegato. La sua tavolozza è fatta di colori vivi come la natura che lo circonda.